Bonjour, pare ci sia un attimo di silenzio, quindi sapete che ci sono i lavori in strada qui fuori da casa mia, quindi vi parlo della Macedonia musicale sperando che regga e spero di fare in fretta. Allora, Macedonia musicale che parte con Leopari, che è, come dire, un amico di queste videopillole mie, perché ne ho parlato abbastanza spesso. Lui ha fatto un singolo che si chiama Lucchetti, che è già uscito, è entrato nella New Music Friday di Spotify. Sapete che è una playlist fondamentale nella playlist indie Italia, insomma. Parla un po' di smarrimento, smarrimento alla fine di qualcosa, che sia una stagione, che sia un amore, vabbè. Questa, come Doberman, come Matrioska, sono le canzoni che anticipano il prossimo album di Leopari. Io sono molto curiosa di ascoltarlo. Arriverà, non so ancora quando, ma arriverà. Bravo Leo. Notizia particolare, Massimo Bigi ha 62 anni. A 62 anni ha pubblicato il suo primo disco, anzi pubblicherà perché esce il 16 ottobre. Lui ha lavorato da sempre con Enrico Ruggeri, solo non ha mai fatto un disco in proprio. Adesso ha fatto questo singolo Come se fosse facile con il featuring di Enrico Ruggeri, di cui tra le altre cose, insomma, è stato anche tour manager. E l'album si intitolerà Bestemmio e prego e arriva appunto il 16 ottobre. Mi sembrava una notizia particolare in un mondo in cui a 29 anni probabilmente sei già vecchio per emergere. Non me ne vogliano gli altri, ma statisticamente è così. Vi segnalo appunto questa uscita. E poi, come posso dimenticarmi, per dare un tocco glamour internazionale, di Carla Bruni, che certamente avrete sentito, intendo dire non lei come nome, ma lei come cantante, e con appunto avrete saputo che torna con un album che porta il suo nome, 13 tracce. La chicca in più è un duetto che fa con Valeria Bruni Tedeschi, che ne ha, nessun altro è che sua sorella. Direi che per la Macedonia musicale abbiamo messo dentro un po' di ingredienti vari e misti, dai tropicali agli italiani, tropicali sì, dai, ciliegie, fragole, meloni, quello che volete. Adesso stiamo andando verso le castagne, però. Grazie di aver seguito anche oggi, noi ci risentiamo domani. Ciao!